Favorite part? Downtown. Downtown is my favorite part, yeah. Really? Really, yeah. Da video maker. Cari amici, benvenuti nella seconda stagione di Vita da Videomaker. Buongiorno dalla Walk of Fame, ultimo giorno di Vita da Videomaker qui a Los Angeles e stiamo per vedere il Dolby Theater, che è il cinema, lo spazio dove si svolge la serata degli Oscar, e quindi è sicuramente un posto famoso nell'immaginario, ce l'abbiamo tutti presente come è fatto, e noi ci siamo passati di sfuggita qualche giorno fa, ma non l'abbiamo apprezzato ancora al meglio. E questo è il Chinese Theater, altro famosissimo cinema di questa via. E qui mettono red carpet, quindi questa via è tutta chiusa in realtà, perché ovviamente in quel giorno nessuno ci si può avvicinare. Però la struttura è pazzesca, è tutto immenso, è gigantesca sta via. È tutto big size. Rob, ci vediamo in Italia. Ci si vede in Italia, ragazzi. Goditi questi ultimi 6-7 settimane più o meno che ti mancano. Goditele tutte, torna col bagaglio ancora più pieno e portaci un po' di spirito artistico, di voglia di fare qui cazzo. Americano e portacelo in Italia. Lo porterò in Italia. E poi chissà, e poi in giro per il mondo. Infatti ragazzi, viva l'internazionalità. Dai. Buon viaggio ragazzi. Andiamo a prendere l'Uber. Ciao Robby. Grande Robby. Buon viaggio. Grazie. No. E insomma, andiamo a prendere quest'Uber per prendere poi le valigie. Stava algo bueno. Stiamo parlando, we are talking to Italian people now. What's your name? My name is Hernan. Hernan from Ecuador. E lui è stato l'eroe di questa vacanza, perché è stato sempre qui in questo ostello insieme a noi. Almost every night we spent together here in this hostel. Almost yeah. E quindi è stato piacevole, è un grande, è troppo simpatico. What's your favorite part of Los Angeles? Downtown. Favorite part? Downtown. Downtown is my favorite part, yeah. Really? Really, yeah. Yeah, really. It's cool. Yeah. Did you like it? Yeah. Very good. Approved. Street San Pedro, Alameda, Figueroa Street. And this hostel, did you like it? Very good. You enjoy? Yeah, enjoy. Ci è piaciuto. The people are very, very nice, very cool. Italians are very... Yeah. Sud America, Latinos, del cuore. Siamo per lasciare questo magnifico posto. È giusto, perché ci siamo stati il tempo assolutamente giusto, siamo stati in piazza, abbiamo fatto tutto. Fa male vederla andare via così nella città. Però... Soprattutto perché questo sole a Roma ce lo sogniamo. Sì, esatto, cioè creveremo di freddo appena arriviamo. Sì. Aggiornamento, valigie spedite, stiamo per andare al gate che dovrebbe aprire tra poco. È fatta, io lo dico col sorriso, in realtà sì, perché i controlli sono sempre i controlli, soprattutto qui negli Stati Uniti è sempre un po'... ti viene quella strizzetta, perché qua ti fanno paura, sono belli imbruttiti i poliziotti, quindi... Però pensavo peggio, cioè... Pensavo peggio anch'io, infatti la ragazza abbastanza... era curiosa, aveva l'adesivo sul laptop, diceva "Are you a journalist?" Ho detto maybe, e quindi sono stati molto molto carini, non ci hanno imbruttito poi così tanto. E adesso è il momento di finire gli ultimi dollari rimasti in the pocket, nella tasca e nel portafogli, quindi sbizzarriamoci lui. Ma prima ancora devo medicare assolutamente il tatuaggio, devo cambiare la garza e metterci la pomatina. E con le goccette per la buonanotte, per rimanere... rilassati e non stressarsi troppo dal volo. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a un prossimo episodio di Vita da Videomaker direttamente da Roma. Anzi, no, nemmeno. Il prossimo episodio sarà girato interamente a Lisbona, ragazzi. Quindi sempre in viaggio. Questo periodo, io vi avevo avvertito, è tutto tranne che a Roma, in Italia. Ma ci piace, questa cosa ci piace molto.
anche se devo dire che è stancante, però credo e spero di arrivare vivo a metà novembre. In ogni caso, spero che questa esperienza americana vi sia piaciuta, spero di essere riuscito a coinvolgervi il più possibile, ce l'ho messa tutta come sempre, e grazie anche a te Luca per essere stato co-protagonista di questa avventura. Siamo sopravvissuti. Ancora non lo dico. Ancora l'aereo di ritorno dobbiamo prenderlo, c'hai ragione. Però dai, cioè, siamo a tanto così no, per tornare a casa sani e salvi. Esperienza straordinaria, vuoi dire qualcosa? Viaggio più bello della mia vita sicuramente. Probabilmente sì, probabilmente anche per me. E io col mio nuovo tatuaggio vi saluto e che il video sia con noi, come sempre. Vita da videomaker from the USA. Ci vediamo a Roma. Arriveremo vivi. Sopravviveremo. Sopravviveremo anche a questo secondo viaggio di ritorno. 12 ore. Siamo arrivati, 13 ore. Siamo ufficialmente sopravvissuti. Siamo sopravvissuti, esatto. 13 ore, ragazzi, ho tanti 12 in realtà. Sono volate però. Ci siamo addormentati subito, almeno io. Quindi buono così. Preferiamo ancora camminare un po' sulla Walk of Fame, però. Sì, quello è vero, invece stiamo camminando qui tra i gate di Fiumicino. Te lo dicevo prima, Lu, da Malibu a Fiumicino è un attimo. Sì, però dobbiamo un attimo riabituarci al fuso orario, più che altro perché. Sì, già sto in crisi io. Dobbiamo un attimo recuperare il fuso orario perché per noi sono le 4 di notte in questo momento. Nonostante abbiamo dormito abbastanza, però qui è mezzogiorno e 30. Già c'è la Roma, per dire, già adesso concentrato, capito come? Yeah, guarda che bella Milano, guarda che tempo. Fino a Roma, però, porca miseria, un tempo migliore potremmo pure trovarlo, venendo da Malibu non è proprio... Lu, l'hai chiamato Uber? Sì, l'ho chiamato. È arrivato il nostro Uber? È mio padre il nostro Uber qui in Italia. Che bello, che bello. A parte il tempo, tutto perfetto. Sei tu il nostro Uber di oggi? Ma chi se ne frega del tempo così ruggioso, della pioggia, delle nuvole. Siamo ufficialmente tornati. Grazie mamma della pasta al sugo. La pasta col pomodoro è proprio quello che ci serviva. Quindi ecco, adesso sono ufficialmente tornato in Italia.